Buongiorno amici, benvenuti o bentornati su Amore Imperfetto. È un po' di tempo che non parliamo delle persone invidiose, di come gestire i comportamenti delle persone invidiose o comunque di come evitare l'eccessiva invidia che alle volte ci troviamo a combattere, per esempio quando nella nostra vita ci sono dei momenti nei quali le cose vanno bene. Per esempio vanno bene dal punto di vista professionale, vanno bene dal punto di vista sentimentale. Una delle cose che io voglio sempre insegnarvi è a proteggere non solo le vostre fragilità, ma anche i vostri momenti di gloria. Quindi andiamo a vedere tre punti nei quali possiamo imparare a gestire e a difenderci dalle persone invidiose. Se non conosci Amore Imperfetto, è un canale che ha l'obiettivo di darti un sacco di strumenti sulle relazioni umane, l'amor proprio, la forza interiore. Iscriviti, ma visita anche il mio sito amoreimperfetto.com. Trovi un sacco di materiale, puoi metterti in contatto con me e andare a sbirciare la sezione corsi. Allora ragazzi, prima di tutto, come in ogni cosa, dovete sapere che è molto importante il mindset, quindi il non sentirsi minacciati in alcun modo dalle persone che possono provare invidia nei vostri confronti, perché spesso e volentieri l'emotive con il quale mi trovo ad avere a che fare è che molti pensano che le persone possano in un qualche modo intervenire sul buon esito delle loro questioni personali, professionali, o che in qualche modo possano negativizzare questi ambiti. Le persone hanno potere nella misura in cui noi concediamo a loro di entrare nelle nostre vite, quindi in realtà, anche se in maniera indiretta, questo permesso siamo sempre noi a darglielo. Andiamo a vedere tre punti molto importanti. Il primo, insisto sempre su questo punto, la privacy. È chiaro, noi dobbiamo fare comunicazione, dobbiamo metterci in contatto anche emotivo con le persone che frequentiamo. Questo però non significa dire a queste persone tutto di noi, della nostra emotività, della nostra vita, delle nostre scelte, ma soprattutto dei nostri progetti. Perché? Sia perché la privacy ci consente anche di mantenere una sorta di mistero, che dal punto di vista sociale ci rende comunque persone più interessanti, più leggere, perché voi immaginatevi se una persona venisse da voi e vi raccontasse tutto della sua vita, in maniera pesante anche quello che riguarda le sue sfortune, e quindi volesse caricarvi delle questioni negative. Voi scappereste da una persona così, giusto? Al contrario, anche quello che riguarda le vostre situazioni più profonde, intime, magari sentimentali, non vanno condivise con tutti. Ci sono cose molto importanti che è bene tenere per sé. Quindi il primo punto da tenere presente è preservare la vostra privacy, anche perché ragazzi, non tutti la pensano allo stesso modo. Quindi spesso e volentieri, quando noi parliamo di una cosa per noi importante e abbiamo in questo frangente un'alta emotività, una parola magari detta per traverso da parte di un'altra persona potrebbe realmente colpirci. Quindi ricordatevi che quando parlate delle vostre cose private è probabile che abbiate un'alta emotività e che in quel momento una parola sbagliata detta da una persona potrebbe colpirvi, influenzarvi, farvi cambiare idea, spaventarvi. Attenzione alla privacy. Andiamo al punto 2. L'empatia. Quante volte si parla dell'empatia? Ne abbiamo parlato anche nel video di qualche giorno fa relativamente all'intelligenza emotiva. Te lo metto nel box qua sopra, vallo a vedere. L'empatia è sicuramente una skill importantissima, ci consente di entrare meglio a contatto con gli altri, di immedesimarci nella loro sensazione, nel loro sentiment del momento, e quindi è un'ottima opportunità per stringere dei rapporti più profondi e più funzionali. Però è anche vero che utilizzata in malo modo o in maniera eccessiva o quando non è il caso, ci potrebbe esporre a delle influenze che potrebbero incidere negativamente su di noi. Ci sono persone che partono da casa con un atteggiamento di negatività, di frustrazione, di vittimismo e che non vedono l'ora di trovare qualcuno sul quale ribaltare queste emozioni. Ecco,
Ecco, entrare in empatia con queste persone è veramente molto pericoloso, perché ci espone alla loro modalità, ci espone alla loro energia e può sporcare invece una giornata o un periodo che per noi sono meravigliosi. Io non sto dicendo di essere razzista con chi ha dei problemi, attenzione, sto solo dicendo di riuscire ad individuare quelle persone che magari non hanno il nostro hype del momento, essere gentili, cordiali, ma non entrare in eccessivo contatto e non usare l'empatia quando non è il caso di utilizzarla. Il terzo punto vi farà sorridere, vi sembrerà anche nuovo, ma lo voglio chiamare il pronto soccorso delle bugie bianche. Che cosa significa? Noi chiaramente, come abbiamo detto all'inizio, dobbiamo il più possibile preservare la nostra privacy e soprattutto quando le cose magari vanno piuttosto bene, condividerle sì, ma solo con le persone che sappiamo possono apprezzare questo momento. Che cosa significa il pronto soccorso delle bugie bianche? Significa che esistono persone che purtroppo sono altamente negative e il loro sport preferito sembra proprio l'invidia, l'invidia con la quale poi vanno a giudicare, sminuire, criticare gli altri. Bene, se voi avete ben presente chi sono queste persone e dovete per forza frequentarle nei vostri ambienti, qualche volta è concessa qualche piccola bugia. Non occorre sempre dire la verità, non solo dire tutto, ma qualche volta potreste anche rispondere in maniera piuttosto evasiva, eludere o perché no dire qualcosa di diverso dalla realtà semplicemente per preservare voi stessi, perché esistono anche persone altamente invadenti che nonostante voi vogliate mantenere riservatezza fanno comunque sempre in modo di venire verso di voi per avere delle informazioni, per estorcere le novità, quello che voi volete fare, i vostri obiettivi, chi state frequentando. Bene, se lo ritenete giusto, ogni tanto qualche bugia bianca la possiamo utilizzare, sempre per difenderci da queste persone negative, per non farci contagiare dalla loro energia e soprattutto, un altro consiglio per chiudere, utilizzate sempre la tecnica della goccia nel mare. Noi non siamo obbligati a frequentare tutte le persone, soprattutto quelle che sono per noi negative, se non dannose. Se proprio per n motivi ci troviamo ad avere a che fare con queste persone, diluite il più possibile le frequentazioni, diluite il più possibile la vostra presenza, diluite il più possibile il dialogo e soprattutto prima di salutarvi elettrocardiogramma piatto, non rispondete alle provocazioni perché il loro obiettivo è quello di spostarvi dalla vostra energia positiva e farvi cadere o in un conflitto o negativizzare la vostra giornata. Fatemi sapere che cosa ne pensate, queste piccole tre chicche anti-invidiosi. Io vi auguro che abbiate tantissime cose che gli altri possano invidiarvi, anche perché costruire positivamente ci sarà sempre qualcuno che non ci riesce e quindi tenta di smontarti. Questo anche è un segnale che probabilmente sei sulla strada giusta. Iscrivetevi al sito amoreimperfetto.com, lasciate un commento, mettete like, ma soprattutto amatevi dal profondo. Alla prossima!